Peggy 18. Scusa, è possibile che ti abbia visto alla televisione? Sei il vincitore del premio Nobel, vieni da quello stato impronunciabile dell'est europeo. Sì, sono io, in persona. E non vorrei spaventarti, ma hai mai ricevuto delle minacce di morte? Intendo telefonate anonime, lettere scritte con ritagli di giornale. Non so di che cosa stai parlando. Conosci un uomo chiamato Plantard? Non conosco nessuno a Parigi. Oh, beh, comunque ora quest'uomo è morto. Perché mi fai domande a proposito di uomini morti? Ne ho già vista così tanta di morte che mi basta per tutta la vita. Sono sicuro di questo. Hai visto un pagliaccio? Come dici? Il pagliaccio, un uomo con dei calzoni strani, lo hai visto? I miei pantaloni sono inglesi, Marks and Spencer. È un piacere indossarli, sono molto comodi ed hanno un buon supporto. Mi fa piacere. Sai, è bello sapere che anche voi premi Nobel siete umani. Nel mio paese la gente adopera spaghi e scatole di uova. Per fare i pantaloni? Per tutto. L'oppressione stimola l'ingegnosità. Riconosci quest'uomo? Si fa chiamare Khan. Sì, lo conosco. Perché vai in giro con la sua foto? Sono un investigatore privato. Perché sei interessato a Khan? È un nemico della mia gente. Lo sai che è un assassino? Certo, tra le altre cose. Mi daresti una mano ad indagare su Khan? Non posso, devo seguire le istruzioni. Non posso mettere in pericolo la mia posizione di ospite onorario del governo di questo paese. Hai idea a che cosa possa servire questo arnese? Non saprei. Non ti viene in mente niente se ti dico che serve a sollevare tombini? La tecnologia non finirà mai di stupirmi. Che cosa ti dice questo naso da pagliaccio? Nel mio paese non sappiamo cosa farcene dei pagliacci. Mi fa piacere sentirlo. Sono stati trattati duramente durante l'ultima rivolta culturale. E i mimi? Avete eliminato anche quelli? Sono spariti tutti. Non ce ne sono più per strada. Deve essere un paradiso. Ti dice niente questo fazzoletto di carta unto? No. Posso stringerti la mano? Non stringo la mano ai cani imperialisti. Questo è un serio problema comportamentale del nostro paese. Grazie per il tuo aiuto. Arrivederci. Appesi a un gancio d'ottone c'erano una chiave ed una targhetta di plastica. Appesi a un gancio d'ottone c'era... Excusez-moi, monsieur. Cosa? Stava cercando di rubare la chiave, vero? Assolutamente no. Non c'era nessuno registrato con il nome di Khan, ma nel registro il nome di Merlin corrispondeva alla stanza 22. Appesi a un gancio d'ottone c'erano... Voglio alcune informazioni. Chi è lei? Un poliziotto? Sto conducendo un'indagine privata. Ah, purtroppo so benissimo che cosa significa. Questo è uno degli svantaggi di chi lavora in un albergo. Quando la gente prenota una stanza in un albergo diventa scostumata, vero? Sono appena stato malmenato da un gorilla. Sì? Non vedo nessun graffio di gorilla. Non un gorilla vero, era un uomo che sembrava un gorilla. È successo proprio di fronte a questo palazzo. Mi faccia capire, sta protestando oppure si sta semplicemente vantando? Vorrei sapere se hai intenzione di fare qualcosa. Quello magro ha una pistola. Le suggerisco di contattare la polizia. Non puoi fargli niente. Io non sono responsabile delle strade di Parigi. A proposito della chiave appesa a quel gancio. Oui, monsieur. Di che stanza è? Numero 21. È occupata quella stanza? No, il cliente se n'è andato stamattina. Allora vorrei prenotare la stanza 21. Non è possibile. Ma come? Avevi detto che era libera. È stata prenotata da un altro cliente. Accidenti. Mi dispiace, monsieur.
Avete un cliente di nome Khan? No, monsieur. Vuol forse dare un'occhiata al registro? L'ho già fatto. Allora sa che sto dicendo la verità. Che Saint-Armand mi fulmini se non è vero. L'uomo che si faceva chiamare Khan aveva una cicatrice sulla guancia destra. Vraiment? Le sto dicendo che non conosco nessun uomo di nome Khan. Forse mi sbaglio, ma ho notato un cambiamento di espressione quando ho nominato la cicatrice. Sto cercando un uomo vestito da pagliaccio. Questo è un albergo rispettabile, monsieur. Non ci sono pagliacci qui. Se lo dici tu. Conosci un uomo chiamato Plantard? No, monsieur. Ho bisogno di prendere alcune cose dalla cassaforte. Ah, oui, monsieur. Mi fa vedere un documento d'identità? Per esempio? Una patente di guida, magari. Non guido. Il passaporto? Non ce l'ho qui con me. Se vuoi posso mostrarti la cicatrice di un intervento chirurgico. Mi dispiace, monsieur. Vorrei un documento d'identità personale. Non c'è niente di più personale della mia cicatrice. Sono desolato, ma purtroppo mi serve un'identificazione più tradizionale. Accidenti. Non ti preoccupa il fatto che i tuoi clienti siano terrorizzati dai malviventi? Nessuno si è mai lamentato, monsieur. Le hanno rubato qualcosa? Beh, no. Non sono riusciti a trovare quello che stavano cercando. Che cos'era? Non lo so. Penso che neanche loro lo sapessero. Riconosci l'uomo in questa foto? Sì, monsieur. Quell'uomo è uno dei nostri clienti. Come si chiama? Non posso dirglielo. È Merlin, vero? Detto anche Khan. O il pagliaccio. Come le ho già detto, non posso parlare. Cosa ne pensi di questo arnese? Sorprendente, monsieur. Scommetto che sa usarlo da professionista. Riconosce questo naso rosso? No, monsieur. Cosa ne pensi di questo fazzoletto di carta? Vuole che lo butti via, monsieur? No, potrebbe essere utile, è molto importante. Come desidera, monsieur. Vuole un sacchettino di plastica per conservarlo meglio? No, va bene così. Diamoci una stretta di mano. Preferirei di no, monsieur. Mi fa ancora male dall'ultima volta che l'ho stretta ad un cliente. Nascondeva un congegno elettrico nel palmo della mano. Questi scherzi sono così infantili, non crede? Oh sì, senza dubbio. Salve, madame. Salve, George. Cosa posso fare ora per te? Potrebbe distrarre l'usciere mentre cerco di prendere la chiave. Mi stai chiedendo di aiutarti a compiere un atto criminale, caro? No, è la chiave di una stanza vuota. E perché, scusa, vorresti entrare in una stanza vuota? Vuoi occuparla senza pagare? No, madame. Parola di scout? Non sono mai stato nei Boy Scouts, madame. Avresti dovuto. Cosa ne pensavano i tuoi genitori? È un ottimo modo per condurre un ragazzo sulla retta via. Ora dimmi perché vuoi entrare in quella stanza. È vicina alla stanza dell'assassino. Ah, hai intenzione di spiare Merlin? Spero che ci sia una porta di comunicazione. Certo, come posso rifiutare? Non penso che il mio fascino femminile possa servire a molto in questo caso. La soluzione potrebbe essere una buona dose di arroganza tipicamente inglese. Dico a te, lacchè! Oui, madame? Ascolta attentamente. Lo capisci l'inglese, vero? Naturalmente, madame. Bene, vorrei depositare dei gioielli nella cassetta di sicurezza. Capisco. Ne sei sicuro? Bien sûr, madame. La responsabilità è tua, mio caro. Forse non era la stanza giusta, ma la chiave andava bene.